pomeriggio, ciao a tutti. Allora, sono tornata con i video. Io spero oggi di riuscire a registrarne qualcuno perché ne ho un pochino da fare. Però oggi vi voglio fare quello in collaborazione con un gruppo Facebook che si chiama YouTubers in Pink, un gruppo di YouTubers guidate da Sara Casiglio, di cui comunque vi lascio tutti i link qua sotto se volete vedere anche gli altri video delle altre ragazze, con i preferiti del mese, in questo caso di novembre. Io ne ho scelti 5 simbolici, bio e non bio, devo dire la verità, e sono 3 di make up, uno per la casa e uno per lo styling dei capelli. Partiamo con lo styling dei capelli ed è questa. La tripiastra piccolina della Babyliss che ho comprato all'Esselunga per la modica cifra di 19,90 euro. Mi piace tantissimo. Io ho anche la versione in grande, che però pesa 4,5 kg, per cui a farmi tutti i capelli è proprio una roba allucinante. Allora ho voluto prenderla piccola perché mi piace tantissimo l'effetto che dà la tripiastra, anche se questi, ad esempio, questo sono i capelli fatti molto velocemente ieri, però ieri li ho fatti, ho anche la febbre, li ho fatti veramente zan 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 zan. È leggerissima, portatile, ciao, veramente semplice, tasto on off, gommini di plastica per proteggersi dal calore, anche qua alla plastica per proteggersi dal calore, l'effetto molto carino, 19,90 euro. Sta diventando la mia piastra preferita perché, ripeto, il peso più che altro, perché ovviamente questa è più seria, ha le regolazioni di calore, tutto quanto è più seria, però pesa veramente 4,5 kg, cioè quindi farsi tutta la testa diventa una roba complicata. Poi preferito per la casa è un profumo per l'ambiente di Farfalla, che è un'azienda eco-bio svizzera. Allora, questo spray per l'ambiente io l'ho comprato credo un anno e mezzo fa, tantissimo tempo fa, su Ecoverde, perché volevo provare un Via Puz. Per la casa io fumo e volevo provare una roba che fosse un po' più sana dei profumatori, quelli per ambienti che ci sono in commercio nei supermercati. Questo è organico e naturale, è un bio aroma spray, si chiama Aura, prendersi cura, ha toni agrumati, dice per vitalizzare e purificare l'atmosfera. Ha dell'alcol bio dentro e degli oli essenziali al 100% naturali, il geranium, il neroli, l'incenso arabo, il bergamotto, il racine d'angélique, non mi viene in mente il nome in italiano, comunque insomma ha un profumo molto fresco, anche toglie il fumo molto molto bene, toglie gli odori della cucina perché qui a me piace spruzzarlo. Sta quasi finendo, è durato tantissimo perché comunque sono 80 ml e non è che lo spruzzo ogni 20 minuti, insomma. Ogni tanto mi piace dare una profumazione alla casa e, pur non amando io profumi aromati, questo qui mi è piaciuto molto. Farfalla, l'avevo trovato su Ecoverde. Passiamo al make-up. Allora, una matita di cui non sto facendo a meno e fra un po' sarà ora di ricomprarla, è la Manga Brows di Neve Cosmetics. Io ce l'ho in warm blonde e soft brown. Questa è una matita doppia creata che per le sopracciglia, creata da Neve Cosmetics in due toni. Ci sono dei giorni in cui non mi, perché io ho una colorazione un po' chiara delle sopracciglia, non è proprio castano scuro e faccio molta perché non è neanche biondo. Questa è la matita perfetta. Siccome ci sono dei giorni anche che non mi va di avercele troppo marroni, troppo marcate, ogni tanto io uso anche la colorazione più chiara, però
quindi warm blonde, biondo freddo, che è un tortora quasi. Non si vede una mazza perché sono troppo lontana. Non so se vedete. Allora, questo è il warm blonde. Poi c'è il soft brown, che è questo. Questo è soft brown, warm e soft, per cui è perfetto. E in più all'interno del tappino di una delle due parti temperabili. Che figa che sono oggi, ho anche la febbre, dai. C'è anche lo scovolino e il pettinino per le sopracciglia. E questa qui è una delle mie matite preferite. Tra l'altro io avevo un po' paura perché pensavo che non si fissasse. Siccome ho avuto delle brutte esperienze, ad esempio con il mascara bio Occhioni di Neve Cosmetics, che diventavo un panda, ho detto, Dio, non è che una matita bio mi possa colare e poi faccio veramente effetto tipo, non lo so, bruttissimo. Invece devo dire che ha un'ottima tenuta, un'ottima resistenza, un'ottima sfumabilità, si stende bene, è scrivente, i colori secondo me sono perfetti, andate a darci un occhio perché se non trovate la vostra colorazione probabilmente fra le Manga Brows di Neve Cosmetics la troverete. Per questo ringrazio Chiara di Wellness with Chiara R del canale, perché un pochino, anche se inconsciamente, mi ha convinto lei, che lei la usa da prima di me. Io poi le avevo chiesto, ma come ti trovi? E mi ha detto, no, no, bene. Poi ne aveva parlato anche nei suoi video. Ho detto, vabbè, proviamola, vediamo. E devo dire che, infatti, sta quasi finendo, perché non è che ne manca poi così tanta, se vedete. Poi, un'altra matita che adoro in questo periodo è quella di Neo & Co Makeup nel colore 06, la matita labbra però in questo caso, che è molto anni 90, che a me piacciono, ed è questo colore qua. Adesso vi faccio un bel tratto. Quindi è un nude un po' più scuro che io in questo periodo sto amando. Sono tornati gli anni 90, secondo me, nelle colorazioni delle labbra quest'anno, per cui sto amando proprio tanto questi marroni, che ci sono cresciuta questi colori, per cui a me piacciono. E questa è una matita che sto usando davvero davvero quasi tutti i giorni, perché sto usando anche a parte stamattina che mi sono dimenticata completamente, ma comunque questa mi sembra che l'ho trovata in una My Beauty Box. Poi, ultimo prodotto preferito di novembre, che è stata una ricerca molto lunga, ho fatto dopo varie prove di campioncini, eccetera, eccetera, mi sono rotta il cazzo, scusatemi il francesismo, e sono andata in profumeria. Sono andata in profumeria e ho detto, senti, io ho bisogno di un fondotinta. A me piace un fondotinta fluido e spesso. Lei mi ha convinto per un fondotinta che non è assolutamente spesso, con cui però mi sto trovando bene, ed è di Chanel, il Perfection Lumiere Velvet, tinta effetto matta, con SPF 15, l'ho agitato, sono 30 ml. Chanel l'ho pagato un po', ma avevo uno sconto. Non mi ricordo adesso se su Douglas o cosa, comunque avevo un buono sconto, per cui ne ho approfittato. Il pau è di 12 mesi, ovviamente questo non è bio, è siliconico. Non è affatto spesso, ha un'ottima stesura. Io, vabbè, l'ho preso nella colorazione. Pff, 301. Vedete, adesso vabbè, lo stendo normalmente. Sì, mi è arrivato un messaggio. Non è coprente, non è un fondotinta spesso e coprente, però
però lascia la pelle molto vellutata e si trasforma in cipria, praticamente diventa quasi una cipria questo fondo. Rende comunque l'incarnato uniforme, diciamo abbastanza, ed è mattificante, quindi è opacizzante. Io amo i fondotinta un po' più spessi, soprattutto in inverno, perché comunque mi sento che mi proteggono la pelle dagli agenti atmosferici. Con una buona dose di crema idratante sotto, assolutamente, è buono e si stende veramente bene, la durata anche è molto buona ed effettivamente ha è un buon opacizzante. Questa cosa, anche il finish comunque che rimane una pelle molto vellutata, mi piace, per cui è sicuramente uno dei preferiti di novembre. Sto per morire, ve lo dico. Basta, ho scelto pochissimi prodotti, avrei altre 3.000 cose da farvi vedere, però no, perché voglio fare anche altri video e poi non volevo fare 8.000 anni di video, quindi ho voluto proprio fare una cernita super super e solo 5. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito ad andare a vedere, scusate, gli altri video che vi lascio qua sotto nell'info box. E se volete chiedermi qualcosa, scrivetemi pure. A presto, ciao ciao. È certo che se io faccio non si spegne.